Benvenuti al nuovo appuntamento con Dietro la Notizia, il consueto approfondimento giornalistico di Caserta Sera. Oggi parleremo di medicina, di una ghiandola che tutti noi abbiamo imparato a conoscere. E ne parleremo con un autorevole ospite subito dopo la sigla. Sigla! Bene, dopo la sigla, rieccoci di nuovo in studio, andiamo subito a presentare il nostro ospite con il quale parleremo oggi del nodulo tiroideo. È un endocrinologo presso l'unità operativa complessa di endocrinologia e malattie del metabolismo diretta dal professor Dario Giuliano dell'azienda universitaria Vanvitelli di Napoli, dottorando di ricerca all'Università Vanvitelli con esperienza di ricerca e lavoro al centro tiroide di Lugano, Bellinzona, ma anche autore di diverse pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali. Diamo il benvenuto al dottor Lorenzo Scappaticcio. Benvenuto, dottore. Buonasera. Ecco, che cos'è la tiroide? Sì, la tiroide è una ghiandola endocrina, quindi un organo che produce ormoni che di estrema importanza per il normale funzionamento di pressoché tutti gli organi del nostro corpo. Infatti la tiroide controlla organi vitali come il cuore, come il cervello, è importante per il nostro metabolismo e per il nostro apparato scheletrico. La tiroide, come potete vedere, è allocata alla parte bassa e anteriore del collo, è appoggiata davanti alla trachea ed ha una forma di una farfalla. Infatti ha due ali, i due lobi, lobo destro e lobo sinistro, e la parte centrale, il corpo della farfalla, che invece il nostro istmo tiroideo. Noi oggi abbiamo detto che parleremo di nodulo tiroideo. Ecco, intanto sì. Spieghiamo che cos'è il nodulo. Sì, il nodulo tiroideo è la patologia tiroidea più frequente, dal momento che interessa circa il 60-70% della popolazione generale. Con questo voglio dire che 2 su 3 persone avranno un nodulo tiroideo. Però devo dirvi innanzitutto che il nodulo tiroideo è un'entità tipicamente benigna, ovvero nel 90% e più dei casi si tratta di una neoformazione benigna. Nella restante percentuale dei casi invece ha una natura maligna. Il nodulo tiroideo oggi si ripete sempre più frequentemente perché si fanno più esami radiologici e quindi più ecografie del collo per motivi non tiroidei come l'esame delle carotidi, l'ecografia delle carotidi. Si eseguono più risonanze magnetiche, più tacco, più petto, per cui viene sempre più fuori il nodulo tiroideo. Quindi come si fa la diagnosi? È in pratica quello che ci ha appena spiegato. Sì, allora, tipicamente il nodulo tiroideo è asintomatico e questo nel 95% dei casi. In un 5% dei casi invece ha dei sintomi, per cui la persona allerterà l'endocrinologo perché ha un fastidio alla gola, perché presenta un senso di corpo estraneo al collo, ha fastidio a respirare. In quel caso il collo va approfondito perché vi può essere un nodulo tiroideo. L'esame più importante per studiare il nodulo tiroideo è sicuramente l'ecografia. Quindi attraverso l'ecografia noi facciamo diagnosi. Ecco, come si fa a stabilire se un nodulo è benigno o maligno? Sì, questo è lo step più importante, per cui in mani esperte il nodulo tiroideo dovrà essere studiato attraverso un esame ecografico. Oggi l'ecografia è l'esame più importante che ci permette di orientarci verso un nodulo, per capire se il nodulo è benigno oppure se il nodulo invece è meritevole di ulteriori approfondimenti. Oggi abbiamo a disposizione dei criteri di classificazione del rischio da dover applicare ogni qualvolta facciamo un'ecografia per studiare un nodulo tiroideo. Per cui con l'ecografia possiamo dire se il nodulo ci appare benigno, e questo avviene nella gran parte dei casi, per cui ci fermiamo e non andiamo oltre senza fare un aspirato, oppure quando il nodulo è sospetto, è solido, ipoecogeno, margine irregolare, meno calcificazione o cresce nel tempo, allora a quel punto dovremmo fare un ecoaspirato. Ecco, soltanto in questo caso. L'ecoaspirato che cos'è esattamente in breve? Sì, l'ecoaspirato è un esame di prelievo di cellule dal nodulo tiroideo che devono essere analizzate dall'anatomopatologo competente in patologia tiroidea,
che andrà a dirci la natura del nodulo tiroideo, benigno o maligno. Ecco, come si cura il nodulo tiroideo e soprattutto come si tiene sotto controllo? Sì, dal momento che il 90% dei casi è tipicamente benigno, nell'80% dei casi il nodulo non produce un eccesso di ormoni, quindi è completamente sintomatico, nella gran parte dei casi il nodulo richiederà soltanto una sorveglianza con l'ecografia fatta periodicamente in mani esperte. Dottore, chi deve fare, chi deve seguire l'ecografia per la problematica appunto del nodulo? Tutti o un operatore in particolare? Allora, in pratica la ecografia deve essere eseguita da personale addestrato per lo studio della patologia tiroidea e dovrà essere rivolta non a tutta la popolazione generale, perché questa è una pratica non controindicata dagli enti di ricerca internazionali, ma deve essere fatta a chi ha dei sintomi, come vi dicevo, fastidi alla gola, oppure delle manifestazioni di ipertiroidismo, quindi nervosismo, tachicardia, devono far orientare verso un'ecografia tesa alla ricerca del nodulo tiroideo. Oppure chi ha familiarità per noduli tiroidei, o più soprattutto familiarità per tumore della tiroide, è un'altra fetta della popolazione che dovrà, un altro sottogruppo della popolazione che dovrà eseguire un'ecografia. Quindi l'ecografia non a tutti, ma a chi ha sintomatologia specifica o chi ha fattori di rischio come la familiarità oppure anche delle malattie genetiche ereditarie piuttosto rare che predispongono al tumore della tiroide. Dottore, quali sono i segni clinici che almeno un paio di quelli più importanti che devono farci preoccupare e andare dal medico? Sì, allora sono fastidio alla gola, senso di un corpo estraneo alla gola, con eventuale associazione della difficoltà ad ingoiare, anche una difficoltà a respirare, soprattutto quando siamo seduti, siamo stesi, per cui siamo costretti ad utilizzare più cuscini quando dormiamo, sono sicuramente sintomi specifici che devono far pensare alla presenza di un nodulo tiroideo. Quindi significa, dottore, questo significa che c'è già una compressione sulla trachea? Sì, esattamente. Quando ci sono delle compressioni a carico della trachea, a carico dell'esofago, visto che la tiroide è vicinissima a questi organi, si appoggia, li può toccare, in alcune situazioni potrà dare dei sintomi compressivi. Quando i sintomi sono severi, allora a quel punto diventa importante per il paziente, escono fuori i sintomi e quindi la necessità di andare dall'endocrinologo. Altri sintomi sono quelli dell'ipertiroidismo. Nel 5% dei casi un nodulo può essere iperfunzionante, quindi produrre un eccesso di ormoni tiroidei, per cui la persona ha dimagrimento, nervosismo, tachicardia, stanchezza, sono tutti fattori che devono richiedere una valutazione tiroidea, incluso ecografia del cuore. Dottore, l'ultima domanda è relativa per quanto riguarda l'incidenza delle patologie tiroidee sui bambini. Che incidenza c'è? Cioè sono molti molto coinvolti, si riscontrano molti casi su bambini? Io parlo naturalmente di patologie in generale della tiroide. Sì, per quanto riguarda il nodulo tiroideo, questa è una importante domanda, perché nell'età pediatrica il nodulo non è così frequente come nell'età adulta, per cui i dati che vi ho dato all'inizio sono relativi alla popolazione over 18 anni. Però c'è da dire che il nodulo nell'età pediatrica, quindi under 18, si associa ad un maggior rischio di malignità. Cioè i noduli dell'età pediatrica sono da attenzionare maggiormente rispetto alla popolazione dell'adulta perché più frequentemente maligni. Vuoi aggiungere altro? No, vi ringrazio. Bene, grazie. Allora la nostra trasmissione termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti, al dottor Lorenzo Scappaticcio, la regia. Sigla.